Cari amici, cari fratelli e sorelle, cari romanisti, concludiamo recitando tre Ave Maria in francese, latino e italiano e chiediamo la conversione dell'Inghilterra. Nostra Signora della Riparazione, quando appare, la nuvola e i suoi piedi poggiano su una palma e nella Bibbia, per le sacre scritture, parola di Dio, è un simbolo cristiano che viene citato più volte, più di 30 volte. Le palme sembrano essere un emblema di trionfo, di onore, di gloria. È anche il segno della vittoria di Dio sul peccato. Sappiamo che gli ebrei, durante le grandi celebrazioni della Pasqua ebraica, erano soliti agitare i rami delle palme in segno di gioia, come per l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. La palma è il simbolo dei martiri cristiani, del loro trionfo. Le radici della palma sono profonde. La linfa non circola sotto la corteccia come in altri alberi. La palma trae la linfa dal suo centro, che è la sua fonte di crescita. La palma rimane eretta, non si piega di fronte alle difficoltà. Così la Madonna vuole dirci che ognuno di noi deve vivere una vita retta. La palma ha un cuore tenero e la Madonna vuole farci capire che dobbiamo cambiare il nostro cuore di pietra e avere un cuore di carne. La palma ci parla, come la cintura bianca della Madonna, di verginità e purezza. È anche un simbolo di umiltà, perché i fiori della palma rimangono nascosti. La palma è un simbolo di valore, di forza. Le foglie si alzano, stanno in piedi, ma non si piegano. Ci viene in mente il Salmo 91. Il giusto crescerà come una palma. Ci sono tutti i tipi di palme, palme che producono olio, palme che producono acqua. La palma è molto resistente alle intemperie grazie alle sue radici forti e profonde. I fiori producono sale che può essere usato per curare alcune malattie. I suoi frutti producono olio e un vino molto apprezzato. L'acqua ci ricorda il battesimo. Tutta l'apparizione della Madonna è simbolica. L'albero su cui appare, i suoi vestiti, tutto ciò che riguarda questa apparizione è simbolico. E con il passare dei giorni abbiamo una comprensione più chiara di questa apparizione. Cari fratelli e sorelle, cari romanisti, cari amici francesi, italiani, di altri paesi, dei cinque continenti, qualunque sia la vostra cultura, la vostra lingua, che siate uomini, donne, bambini, vi invito a pregare, a invocare Nostra Signora della Riparazione, accogliendo la sua immagine, il suo grande messaggio di riparazione, ripetendo questa invocazione. Maria, Nostra Signora della Riparazione, Madre mia, mia fiducia, mia speranza e mia salvezza, prega incessantemente per noi che ricorriamo a te. Fate di questa invocazione una preghiera giaculatoria, notte e giorno, vi gioverà. Sarete accolti con grazie e benedizioni. Vi invito a collaborare con la Madonna, a offrire la vostra vita, il vostro cuore, le vostre mani, tutto il vostro essere, per essere un artigiano del suo trionfo. Lavorate per lei, per il suo grande messaggio di riparazione. Non combattete questa apparizione o il suo messaggio. Siate umili, piccoli, semplici, perché la Madonna, attraverso i suoi messaggi, non viene a togliere nulla alle sacre scritture, non viene ad aggiungere nulla. Vieni a sublimare le sacre scritture. Ci riporta sempre alla parola di Dio, ci riporta sempre alla Chiesa, ci riporta sempre ai sacramenti, ci riporta sempre all'Eucaristia, ci riporta sempre alla preghiera. Questa apparizione, cari fratelli e sorelle, è grande fra tutte le altre, importante, unica e decisiva in questo 21° secolo, in questo anno 2023. Vi assicuro le mie preghiere. Vi affido alla tenerezza, alla protezione di Nostra Signora della Riparazione. Chiedo per voi, per le vostre famiglie, per i vostri amici, per i vostri malati, per la vostra parrocchia, per il vostro parroco, per la vostra diocesi, per il vostro vescovo, per i vostri governanti, la pace del cuore, l'amore per il prossimo, il rispetto reciproco. Vivete come fratelli e sorelle, non combattete. La terra non è nostra. Non allontanate nessuno, non escludete nessuno, non rifiutate nessuno, amate, attraverso le opere di misericordia, come ci chiede la Madonna. Andate dai poveri, fate delle oasi d'amore. Abbiamo bisogno di oasi d'amore. Lancio un appello urgente e pressante.
nei vostri paesi, nei vostri quartieri, ovunque siate, fate sorgere oasi d'amore per i più poveri. Mettetevi al servizio dell'amore. Questo è il significato dello scapolare che noi romanisti indossiamo. Un grembiule per servire come Gesù è venuto per servire e non per essere servito. Come la Madonna si è fatta serva, serviamo la Chiesa, serviamo la Francia, serviamo l'Italia, serviamo il mondo. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Lode ai Santi Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. Maria, Nostra Signora della Riparazione, Madre mia, mia fiducia, mia speranza e mia salvezza, prega incessantemente per noi che ricorriamo a Te. Concludo ringraziando di cuore quelle piccole anime in Italia che hanno accettato di buon grado di dipingere l'immagine che rappresenta la Madonna della Riparazione sulla base della descrizione che ho dato. Vi invito a unirvi all'Ordine Romano di Maria Regina di Francia, a trovarci sui social network, sul sito dell'Ordine, su Facebook, su YouTube, su Twitter. Vi invito ad allargare questa grande famiglia di romanisti e a pregare per me, come io prego per voi. E se ne sarete parte, a far conoscere la Madonna della Riparazione, il suo messaggio, la sua immagine, i suoi sacramentali. Se volete che io continui a parlare della Madonna, vi prego di farvi avanti, perché stiamo vivendo momenti storici e abbiamo bisogno di guida, di luce. Abbiamo bisogno di essere guidati, di essere condotti nel tempo verso il compimento dei segreti, dei messaggi. Ringrazio tutte le persone che in Francia e in Italia diffondono i messaggi dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia. Chiedo loro di continuare il loro lavoro e a tutti voi che mi state ascoltando vi prego di trasmettere questa registrazione, questo video, di far conoscere questa apparizione a chi vi sta intorno. Vi invito a venire in pellegrinaggio in Francia il 6, 7 e 8 maggio di quest'anno 2023 per pregare per la pace, per l'unità dei cristiani d'Oriente ed Occidente. Ci sarà la celebrazione della Santa Messa, l'adorazione eucaristica, la confessione e gli insegnamenti del nostro consigliere spirituale, Monsignor Noël Farman, che viene dal Canada e sarà in Francia. Avremo anche la presenza di Padre Mario, un sacerdote italiano. Vi invito a venire numerosi, a muovervi, a mettervi in cammino. Rispondete al grande messaggio di riparazione. Venite a onorare la Madre di Dio sotto il titolo di Maria, Madonna della Riparazione. Grazie per avermi ascoltato. Rimango unito a voi in una comunione di preghiere e di riparazione. Vi saluto, vi stringo il mio cuore e vi metto nel cuore immacolato della Madonna. Vi ringrazio per aver diffuso questa immagine, per non avere taciuto ciò che avete visto, letto e sentito oggi. Amen.